Francesco Santaniello, uno storico dell'arte e sono il curatore anche di questa mostra che si intitola Ilario Ciaurro, uno sguardo poetico sulla realtà, e in questa mostra ho raccolto una serie di acqueforti e di scritti inediti di questo artista pittore ternano che è stato molto importante per la cultura ternana e umbra tra la fine dell'Ottocento e per tutto il Novecento, perché Ciaurro ha vissuto più di 100 anni producendo moltissime opere sia in pittura sia in ceramica, ma anche appunto nella grafica. Si è occupato anche di scrittura, lui scriveva poesie, racconti e anche articoli di giornale. In questa mostra, come vi dicevo, l'attenzione si concentra principalmente sugli scritti, molti dei quali inediti, ci sono poesie e prose e appunto ci sono anche alcune fotografie. Questo materiale, mi piace ricordarlo, è doveroso ricordarlo, apparteneva a Sergio Coppi, un fotografo ternano molto conosciuto e che ha lavorato moltissimo a Terni e nell'Umbria. Apparteneva a lui in quanto il maestro Ilario Ciaurro gliel'aveva regalato poiché voleva che venissero pubblicate queste cose in occasione dei suoi 100 anni. Purtroppo il progetto non editoriale non è andato in porto e questo materiale appunto è rimasto appunto in dono a Sergio Coppi. Con lui avevamo questa intenzione di fare questa mostra per rendere omaggio a questo pittore artista importante. Sergio Coppi purtroppo è venuto a mancare qualche anno fa e solo adesso riesco a realizzare questo nostro progetto. Per questo appunto ho voluto riportare l'attenzione su un aspetto della produzione di Ciaurro e ricordare logicamente anche la figura di Sergio Coppi. Carlo Terrosi è il presidente della cooperativa Le Macchine Celebi, che praticamente gestisce in tutto e per tutto il polo museale ternano, il CAOS. C'è un programma di stagione molto interessante. Partiamo dal riallestimento, dal nuovo allestimento della collezione permanente del Museo De Felice. Le collezioni permanenti in genere rimangono stabili, fisse, però anche loro hanno bisogno ogni tanto di una mano di fresco, hanno bisogno di un rinnovamento. Perché? Perché bisogna rendere queste collezioni, questi oggetti che non sono oggetti inerti, sono storie da raccontare al pubblico, sempre più appunto vicine al pubblico, e questo tramite pannelli esplicativi nuovi, un nuovo ordine del percorso espositivo, nuove opere che sono state acquisite, dei video che sono stati introdotti dentro l'allestimento museale, molto divertenti, ce n'è uno per esempio di Burri, un altro di Giulio Argan, quindi sono anche dei modi più diretti, più immediati. Il video è una comunicazione più immediata per capire il contesto artistico in cui si muovono i quadri, le opere che sono presenti nel museo. E poi c'è anche la novità di un'app, di un'applicazione multimediale, di un'autoguida che rende comprensibile quello che c'è nel museo, ma racconta anche quello che c'è in città, cosa che è anche presente in un pannello, perché è importante fare un collegamento tra le opere che sono dentro il museo e delle opere bellissime che sono sparse nella città, sono statue, installazioni molto belle che si trovano nel centro cittadino. Questo per quanto riguarda l'allestimento, quindi venite a vedere il nuovo allestimento della collezione del Museo De Felice. Poi c'è il programma delle mostre temporanee. Oggi cominciamo con l'inaugurazione nella sala Ronchini qui della mostra dedicata a Ilario Ciaurro. Ci sono delle grafiche molto belle da vedere, dei paesaggi locali molto belli, c'è un bel dipinto del lago di Piedilugo, ci sono anche degli scritti, delle poesie inedite. Si proseguirà poi il 22 ottobre con la mostra dedicata a Luciano Crisostomi, Castico Pop. Qui siamo su un versante più legato all'immagine, un po' questo filone che abbiamo definito della popolarità dell'immagine, che segna un po' tutte le mostre che ci saranno da qui all'inverno, al dicembre. Questa mostra sarà a cura di Pasquale Famelli, che è uno storico dell'arte, un ricercatore del Downs di Bologna, che cura questa esposizione. Il 17 dicembre poi abbiamo una doppia inaugurazione. Qua nella sala Ronchini inaugurerà una mostra di dipinti di Mario Schifano, che abbiamo intitolato Mario Schifano in privato, perché questi quadri vengono da delle collezioni private del territorio, di collezionisti dell'Umbria, e raccontano quindi la storia, sono un'occasione anche per parlare dell'affetto che legava Schifano con questa terra, con questi luoghi. In contemporanea, nella sala Carroponte, partirà questa mostra che si intitola Psichedelia,
un viaggio nella cultura visiva degli anni 60. Cosa racconterà questa mostra? Racconterà del mondo degli hippie, dei figli dei fiori, del power flower, di questa inventiva grafica incredibile che parte da San Francisco nel 66, questi grafici che magari non hanno degli studi accademici, solo uno magari aveva fatto proprio l'accademia, e che si inventano uno stile incredibile che mette insieme l'art nouveau, delle suggestioni floreali, decorative, liberty, con l'optical art, e danno in vita a questa incredibile serie di manifesti che raccontano i concerti dei gruppi che oggi conosciamo tutti, Pink Floyd, Jimi Hendrix, Johnny Mitchell, insomma tantissimi, Jefferson Airplane. Saranno tutti esposti dei manifesti che vengono dagli archivi americani di questa stagione incredibile di sperimentazione grafica. Ci saranno anche le riviste dell'epoca, quelle di San Francisco e quelle europee, inglesi e italiane. Siamo riusciti a trovare questa piccola chicca della rivista Pianeta Fresco, che fece nel 67 Ettore Sozzas con la moglie Ferdinanda Pivano e Allen Ginsberg, poeta e profeta della Beat Generation. Dicevo dei fumetti, dicevo dei manifesti, dei concerti musicali, di questa esplosione grafica. Ci saranno anche chiaramente delle copertine di dischi che sono fatte da questi grafici che illustrano i concerti, ma anche le copertine dei dischi. E con una copertina di disco facciamo anche la congiunzione con la mostra di Mario Schifano. Perché? Perché Mario Schifano nel 68 si inventa un gruppo musicale, Le Stelle, che è uno dei gruppi musicali psichedelici italiani di quel momento lì. Se lo inventa per non essere da meno di Andy Warhol. Andy Warhol in America si era inventato i Velvet Underground, e Schifano, che rappresenta un po' l'alfiere della pop italiana, dice: beh, io mi invento Le Stelle, mi faccio il mio gruppo di artisti di musica psichedelica. E quindi ci sarà questa congiunzione tra le due mostre all'insegna di questa fantasia al potere, di questa immaginazione debordante della generazione dei figli dei fiori, degli hippie. Beh, insomma, un programma ricchissimo e che praticamente qualifica il polo museale di Terni, che si sta imponendo a livello sicuramente nazionale, perché ci sono delle opere veramente valide che vale la pena anche di venire a vedere qui a Terni. Allora, per chi non è di Terni, per gli amici marchigiani, dove si trova il caos di Terni? Il caos di Terni, appunto, lo troviamo a Terni, è una sorta di cittadella, è vicino al centro della città, per cui è possibile arrivare tranquillamente in macchina, non è lontano dalla stazione ferroviaria, si può raggiungere facilmente, e quindi è un'occasione per vedere le bellezze dell'Umbria.